ultima domanda, la domanda è: per rispondere a questa domanda dobbiamo rimettere un solo mattone, cioè il carrello della spesa torna ad essere soltanto di 5 kg. Ma stavolta c'è anche l'attrito, coefficiente attrito dinamico 0,30. Stessi dati iniziali per la massa, quindi 5 kg, il tempo T è sempre 4 secondi, la durata di esercizio della forza e la velocità finale, è, come all'inizio, è 12 metri al secondo. Quanto vale ora la forza che tira il blocco? Questa è la situazione fisica, il carrello parte da fermo, arriva a Porto Sant'Elpidio, no scherzo, arriva alla velocità finale di 12 metri al secondo, dopo 4 secondi di corsa. Non sappiamo con quanta forza lo tiriamo, sappiamo però che c'è l'attrito, la forza d'attrito che agisce all'indietro, a contrastare il movimento. Già capiamo intuitivamente che se prima, quando l'attrito non c'era, dovevamo esercitare 15 N di forza costante, adesso dovremmo esercitare una forza più intensa per contrastare l'attrito, se vogliamo che il carrello raggiunga la stessa velocità finale. E infatti verrà un valore maggiore, verrà 29,7 N, quasi il doppio, quindi non più 15 ma 29,7 N. Quindi già ci creiamo un'aspettativa, cioè una forza maggiore di prima. Come abbiamo detto in un video precedente, quando c'è l'attrito, la forza totale non è più uguale alla nostra forza F, quella che dobbiamo calcolare. La forza totale invece è la differenza tra la nostra forza F e la forza d'attrito. F meno FA, l'incognita, la nostra incognita è F con la formula inversa, otteniamo quindi forza totale più forza d'attrito. La forza d'attrito la possiamo calcolare con la solita formula, coefficiente d'attrito dinamico, per la forza normale che preme il carrello contro il piano, il pavimento. La forza che schiaccia il carrello contro il pavimento è la forza peso, che era 49 N, 5 kg di carrello, 49 N. Quindi 49 N per il coefficiente d'attrito dinamico 0,30 viene una forza d'attrito 14,7 N. Quindi questo ce l'abbiamo, 14,7 N, ci manca da trovare la forza totale, li sommiamo e troviamo la forza con cui dobbiamo spingere il carrello. La forza totale ce la ricaviamo dalla seconda legge di Newton, la legge fondamentale della dinamica, forza totale uguale m per a. La massa è 5 kg, l'accelerazione è la stessa di prima, cioè la stessa che avevamo trovato proprio all'inizio nella primissima domanda. La ricalcoliamo, l'accelerazione è variazione di velocità diviso il tempo, 12 metri al secondo, perché la velocità passa da 0 a 12 metri al secondo, diviso il tempo, 4 secondi, 3 metri al secondo quadrato. Quindi moltiplichiamo la massa per l'accelerazione e otteniamo 15 N. Sommiamo questa forza totale da 15 N alla forza d'attrito e otteniamo 29,7 N.